Allora, il primo esercizio, ricominci da capo perché sto registrando, non so se viene la registrazione, dice 321 e lo vuol sapere in H. Quindi noi abbiamo messo l'evidenziatore a 320U e abbiamo preso un evidenziatore arancione e per, è come se io lo spostassi, va bene? No? E l'ho messo in H, perché lo voglio sapere in H. Quindi 320U giallo, diciamo così, diventa 3,2 oppure 3,20 H. D'accordo? Invece, il secondo esercizio dice 321 lo voglio sapere in K. Allora io prendo l'arancione e lo metto in K. A K non c'è nessun numero, niente, è uguale a 0, quindi 0,32 K. Oppure 0,320. Il terzo rigo lo vuol sapere in DA. Allora, prendo l'arancione e lo metto in DA. Quindi, come lo leggo? 32 DA. Il quarto lo vuol sapere in decimi. Prendo l'arancione e lo metto in decimi. Quindi, quanti sono? 3200 DA decimi. L'ultimo, dimmi. Aspetta che siccome Benedetta aveva mosso la sedia non ho sentito la domanda, e se non sento la domanda posso rispondere in modo errato. Il terzo lo vedi sul libro? Le vedi sul libro prima? Leggi. Uguale da da sì decine. Allora ho preso di qua e l'ho messo. D'accordo? Allora, lo leggo 32 da. Il quarto, che cos'è? 321 da per i decimi. Quindi prendo la ragione e lo metto in decimi. E leggo 3200. Qua non c'è? Quando non c'è è 0. E quindi... E quindi... 3200 decimi. 3200 decimi. Ora, vediamo l'ultimo. Me lo dice Benedetta. L'ultimo di questi, eh? Poi c'è l'altro. Devi vedere prima sul libro. Dov'è il libro? Poi va a casa e non da fa niente. Poi telefona la mamma. Notte. Non lo devi Benedetta, perché mo pure Benedetta è chiuso qua dentro, come ha scritto Michele, perché Benedetta non è diversa Michele. Prendi la penna e scrivi, mentre il maestro spiegava io facevo altro. Allora, va Ilaria, me lo dice Ilaria. Da 320 U volevo sapere in C. L'hai visto sul libro prima? Prima vedi sul libro. Perché sta chiuso il libro? Lo devo mettere qua. In C. Quindi diventa 1, 2, 3 zeri. 32.000 centesimi. Ah, qui metto lo zero dopo. Anzi, no, fermo. Ora.
Facciamo gli altri. Il primo della seconda colonna lo fa Andrea. Vince, avete aperto il libro? Ora aprite il libro, non guardate il quaderno, dopo il quaderno. Allora, il primo del secondo esercizio, della seconda colonna. Pagina 35, esercizio 4, primo esercizio della seconda. Del virgola 25 e 1 vuol sapere in decimi. In decimi. Prendo questo e lo metto qua. E decimi questo. Quindi è come se ho preso la virgola da qua e l'ho spostata qua. Va bene? 342 decimi. No, 342 virgola 5 decimi. Perché questo che legge, questo. Ora andiamo a Claudio. Allora prendo questo e lo metto in decine. 3,425 decine. Ora, poi l'altro me lo dice Michele. Come ho fatto io.